Bene. Buonasera a tutti. Buonasera. Comincio, apro io un attimo i lavori. Vi ringrazio tutti per essere presenti, vi ho tutti nel cuore. Poi dopo, quando farò la mia relazione, vi ringrazio meglio. Sono qui per un'iniziativa che veramente avevo nel cuore già da tempo e che grazie all'associazione CATDM e a tutti i volontari e a chi mi sta intorno, anche grazie a voi, in qualche modo oggi piantiamo un seme nella speranza che diventi una pianta rigogliosa. Questo incontro sarà moderato da una dottoressa di eccezione, Roberta Piergallini, che è una giornalista, scrittrice, blogger, ma è una giornalista di testate nazionali, originaria di San Benedetto del Tronto, e io le passo la parola. Grazie Roberta per questa opportunità. La voce. Mi senti? Mi Sì, sentite? prego. Ok. Allora, benvenuti alla videoconferenza a scuola di pari opportunità e di reciproco rispetto. Oggi, 3 marzo, si terrà l'incontro inaugurale. Io ringrazio innanzitutto l'assessore e amica Antonella Baiocchi per questo invito, una professionista che ha riempito il suo assessorato di contenuti non scontati. È per me un onore e grande soddisfazione poter partecipare in veste di moderatrice a questa iniziativa. Un'iniziativa formativa che considero illuminante e di grande utilità per i giovani che hanno bisogno di punti di riferimento. Ma questa iniziativa non è rivolta solo ai ragazzi. Infatti, non a caso, la citazione sulla locandina ai giovani di oggi e quelli di ieri lascia intendere che essa è indirizzata a tutti. Infatti, il ciclo di videoconferenze formative a scuola di pari opportunità e rispetto è un'iniziativa patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto e nello specifico dall'Assessorato alle Pari Opportunità, il cui progetto è stato presentato dalla sede di San Benedetto dell'associazione CIATDM, che ha come responsabile locale Mara Vena e come presidente nazionale la dottoressa Aurelia Passaseo. Questo progetto si avvale della collaborazione dell'Istituto Superiore di Istruzione Capriotti, grazie all'impegno della dirigente Elisa Vita e della professoressa Monica Vita, che hanno fatto da ponte fra l'istituto, l'associazione e il comune. Abbiamo questa sera un parterre di ospiti di grande spessore che vogliono portare la propria testimonianza tangibile in merito a questa preziosa iniziativa. Quindi io direi di passare la parola per i saluti istituzionali al primo cittadino di San Benedetto del Tronto, il sindaco Pasqualino Piunti. C'è Pasqualino? Grazie, grazie Roberta, Eccolo, grazie. sì. Buonasera Pasqualino. Buonasera a tutti, grazie al nostro questore sempre presente nelle iniziative importanti del nostro territorio. Grazie a tutti voi, a Elisa e Monica Vita per la loro testimonianza, Mara Vena come responsabile del CATDM, Leoni Amassei, che non è la prima volta che è qui con noi, è arrivato anche il nostro assessore regionale Guido. Ciao Guido Castelli, ciao Guido, un saluto anche a Lucia Albano che tra poco si collegherà, che è in viaggio, come ci ha fatto vedere poco fa, il nostro onorevole del territorio. Il mio saluto vuole essere anche una brevissima testimonianza. Non per una mera esibizione di muscoli amministrativi, ma per rappresentare l'importanza che ha il sociale e all'interno del sociale le pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto. Io al mio insediamento ho voluto non solo istituire un assessorato ad hoc, proprio l'assessorato alle pari opportunità, svincolato da qualunque altra situazione, proprio per far capire l'importanza di questo assessorato, ma di aver nominato o indicato quattro donne alla guida proprio delle politiche sociali a tutto tondo, non solo Antonella Baiocchi come assessore alle pari opportunità ed altro, ma anche l'assessore Emanuela Carboni per le politiche sociali,
alla commissione come presidenza delle, pari, della, delle politiche sociali c'è un'altra donna che è la dottoressa Girolami, e Brunilde Crescenzi, che è qui con noi, rappresenta un po' il fulcro di tutte le politiche sociali che portiamo avanti e legata anche a dinamiche che riguardano pure l'istruzione. Quindi una responsabile non solo della cabina di regia, ma anche delle, dell'osservatorio proprio sulle politiche sociali. Questo per ricondurre, come dicevo prima, l'importanza che ha oggi le pari opportunità, perché in questo comune non se ne parla solo a marzo o a novembre, se ne parla tutti i giorni di fatto, no? Che abbiamo istituito anche delle figure di garanzia per quanto riguarda i dipendenti comunali. Io stesso un po' mi appassiono perché quando sono stato diciamo amministratore provinciale sono stato l'unico assessore, vicepresidente della provincia, con delega alle pari opportunità, uomo. Quindi quello è proprio, come dire, la cifra che fa capire quale deve essere, quali devono essere le pari opportunità. Cioè non c'è una regola che va verso il mondo femminile. Il mondo femminile, che è una risorsa, e quindi si interloquisce, si interfaccia con tutti per arrivare a quel vivere civile che oggi, per certi versi, stiamo perdendo. E quella esperienza fu un'esperienza bellissima perché portò la provincia di Ascoli Piceno nel 2013, dati Istat, ad essere la provincia più virtuosa d'Italia perché c'era un minore, c'è stato un calo notevole rispetto ad altre province per quanto riguarda il reato verso le donne. Perché nell'immaginario collettivo, quando si parla di pari opportunità oppure di reati verso le donne, l'immaginario collettivo, dicevo, va a ricollocarsi solo o quasi esclusivamente nella violenza sessuale. C'è, ma non è quello. C'è la violenza morale, quella dentro le famiglie, che accade ogni giorno in tantissime famiglie, e più sono elevate anche culturalmente e più accade. Questo è uno studio che avevamo fatto e che abbiamo messo a disposizione. Allora coinvolgemmo, lo dico per beneficio anche del nostro dottor Cesareo, coinvolgemmo la questura, la prefettura, l'ASUR, un po' tutte le forze dell'ordine, gli avvocati, un po' tutto quanto, diciamo, il territorio nelle sue istituzioni. Quindi, come dicevo, ci sono vari tipi di violenze, no? Roberta Bergallini lo spiega molto bene nel suo libro Il corteggiatore perfetto, no? Se vogliamo, che invito a leggere. E poi c'è quella più subdola, più, diciamo, pericolosa, che è la violenza assistita, che è quella a cui assistono i ragazzi, i bambini, fin da piccoli, in queste famiglie dove c'è chi prevarica l'altro. E poi sono portati a reiterare, questi bambini, questi ragazzi, nella loro vita i comportamenti, che se lo fa mio padre o fa mia madre, evidentemente è un comportamento giusto. Quindi è una catena che va assolutamente spezzata. E quindi io con grande piacere ho voluto fare questo saluto, e soprattutto che vuole essere un ringraziamento il fatto di avere, lo ha detto prima Roberta, c'è un parterre de roi, parne il sindaco di San Benedetto, insomma, qui abbiamo di fronte rappresentanti delle istituzioni che hanno dimostrato nel loro percorso un impegno per questo territorio importante, e una esperienza che vogliamo continuare ad avere e, tra virgolette, della quale vorremmo approfittarne per il futuro. Io non so se riuscirò, perché è un'altra videoconferenza, diciamo, ad essere presente per tutto il tempo, ma sicuramente se dovrò assentarmi poi dopo mi ricollegherò. Veramente un grazie di cuore a tutti quanti per il contributo che sono certo darete a questa giornata. Grazie Pasqualino, grazie per le belle parole anche sul mio libro. Saluto, ho visto anche il professor Filisetti che si è collegato. Perfetto, grazie Pasqualino. E a questo punto iniziamo. E ora sono molto lieta di dare la parola per il primo intervento, per la sua prima relazione introduttiva, ad un caro amico che conosco da diversi anni e che stimo molto. Do la parola al presidente direttivo IFEL, nonché assessore regionale, l'avvocato Guido Castelli.
Eccoci qua Roberta, un saluto, grazie di questo invito, un saluto speciale a tutte le autorità presenti e se mi è consentito ad Antonella Baiocchi che da quel che ho capito insomma è come se fosse il rettore della scuola di pari opportunità e reciproco rispetto, lo dico perché ho molto apprezzato la scelta di Antonella che credo tu cara Roberta abbia condiviso di indicare l'espressione a scuola di pari opportunità e reciproco rispetto, perché credo che il riferimento alla scuola, e sarà contento e compiaciuto, immagino il direttore Filisetti che saluto, io credo che sia importante, perché proprio in questi giorni sto leggendo un libro che consiglio a tutti, anche a te. Si chiama è un libro di Violante, l'ultimo saggio di Violante per i tipi del mulino, si chiama Insegna Creonte, è un bel saggio che indaga in particolare il rapporto fra politica, quindi fra i politici e la dimensione dell'errore. L'errore e la politica, i politici e l'errore, è un argomento molto di moda in questi ultimi mesi, settimane, soprattutto in concomitanza con la pandemia, proprio perché si sa che tutti gli italiani ogni sera si cimentano, avendo appunto tante ansie, tante difficoltà da superare, sul tema dell'errore, del DPCM, della zona rossa, della zona gialla, della DAD, DAD sì, DAD no, è un tema molto impassionante. Mi sono messo a leggere questo libro. A un certo momento Violante dice che le tre qualità, secondo John Fitzgerald Kennedy, che deve avere un buon politico, ma io in questo caso parlando di pari opportunità mi riferisco alla persona umana per traslato, sono tre: la conoscenza, il rispetto e il coraggio. Il rispetto è proprio l'oggetto, no, della chiacchierata di questo pomeriggio, quindi non devo soffermarmi su un concetto su cui articoleranno i loro giudizi e le loro valutazioni coloro i quali mi seguiranno. Però preliminare la conoscenza, perché io sono convinto che, ecco perché dicevo a scuola, che uno dei temi centrali su cui la cultura del rispetto e la cultura del superamento della violenza deve saper concentrare le proprie attenzioni è proprio quello sulla battaglia continua contro la superficialità che ciascuno di noi è chiamato a ingaggiare. Siamo purtroppo immersi in una società che è frettolosa, che ci chiama a stimoli immediati, di retweet, ormai passiamo la nostra vita a reagire agli stimoli che ci vengono dalla rete, dagli impulsi, da tutto quello che in maniera più o meno disordinata ci piove addosso, ma noi dobbiamo saper conservare l'idea, lo dico come anche espressione di un'esperienza personale, sulla necessità della conoscenza, dell'approfondimento, della bisogno di nutrirsi e di riempirsi di contenuti, informazioni e competenze. Questo credo che sia un tema centrale che si aggiunge al rispetto di cui parlerete e che per concludere la triade che appunto Luciano Violante indica attraverso la testimonianza di John Fitzgerald Kennedy come necessaria il coraggio. Il coraggio non si impara evidentemente a scuola, il coraggio è qualcosa che viene fuori dall'esperienza, ma che è decisivo proprio per poter raggiungere l'obiettivo di una società che, come dire, sappia fare della relazione l'elemento più importante e centrale della nostra società. Noi probabilmente non avremo mai la soddisfazione di avere una società perfetta, perché la società dove tutto funziona è una società utopica e quindi noi sappiamo che utopia vuol dire di premessa in greco vale come EU, ovvero buono, bene, quindi il buon luogo, utopia,
è anche un non luogo, perché il luogo migliore, il luogo ottimale, secondo i greci non esiste, però siamo chiamati tutti a fare uno sforzo per avvicinarsi a quella possibilità. Quindi noi parliamo dell'esigenza di approssimarsi, di tendere verso quello che l'organizzatrice Antonella Baiocchi, che ringrazio, ha individuato come punto d'arrivo di una ricerca, di un continuum, di una dinamica. Allora, posto che conoscenza, rispetto e coraggio sono tre frecce che ciascuno di noi deve mettere all'interno della propria faretra, convinti che il mondo non sarà mai perfetto, ma ciascuno di noi è chiamato a esercitare quanto è necessario per renderlo perfettibile, arrivo al punto che per raggiungere quei risultati, si parla di pari opportunità, di rispetto, ma superamento e contrasto alla violenza, dobbiamo essere anche molto, molto, molto capaci di comprendere l'altro, perché generalmente il violento è colui che ha subito violenza, generalmente chi abusa è stato abusato, e quindi uno sforzo fondamentale che invito poi un po' tutti a fare in questa nostra chiacchierata, che è anche una forma di approfondimento e di acquisizione personale di conoscenze e competenze, è quello anche di capire che se vogliamo sviluppare una relazione positiva fra di noi e fra gli altri è sempre necessario mettersi in gioco, essere capaci di autocritica e di rivisitare le nostre posizioni. Io non so se queste sono impostazioni un po' troppo deamicisiane, però io dico, e di questo sono convinto, che valutazioni di questo genere sono proprio utili per poter coltivare la cultura del rispetto e della conoscenza dell'altro. Bene, perfetto. Buon lavoro. Grazie mille Guido, grazie per il tuo intervento molto molto interessante, grazie per le belle parole. Grazie, grazie, grazie. Ok, allora a questo punto proseguiamo e andiamo al prossimo intervento. Abbiamo il deputato Lucia Albano. Lucia? Buonasera, ecco, ci sono, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo bene. Chiedo scusa, sono collegata dall'auto perché insomma sono in viaggio. Non preoccupare, di ritorno. Allora, io volevo intanto cogliere l'invito di Guido Castelli, che saluto, e saluto innanzitutto il sindaco Pasqualino Pionti, il questore che ringrazio, saluto chiaramente Antonella Baiocchi, la ringrazio per questo invito, sono veramente molto contenta di essere qui, ringrazio tutti, mi permetto di salutare anche la dirigente Elisa Vita, perché è stata anni e anni fa la mia dirigente, quindi con lei abbiamo collaborato proprio a scuola di rispetto, perché questa era la sua cifra, e anche la mia. E saluto tutti i presenti e mi complimento per questa splendida iniziativa. Volevo riprendere un attimo il suggerimento di Guido, perché sto leggendo anch'io il libro di Violante, stranamente. E volevo però ricordare che Creonte agisce per una finalità positiva, contestato da Antigone, replica con arroganza, gestisce quindi il suo potere con arroganza, e alla fine Antigone ne farà le spese, perché essendo una tragedia, alla fine Antigone si impiccherà, quindi morirà, e quindi come al solito una donna comunque, insieme al suo promesso sposo, una donna sarà vittima di una violenza. E questo continua ad insegnarci, no, qualcosa. Io volevo ringraziare, era solo una piccola chiosa, io volevo ringraziare perché parliamo di scuola, di pari opportunità, reciproco rispetto. Io sono un'insegnante si rimane sempre, anche quando si cambia attività e ci si cimenta in altre strade, e credo che è interessante il fatto che la giornalista, no, Pier Gallini citava il fatto che nel titolo c'è educare i giovani di ieri e di oggi. Io sono certa che il problema dell'educazione al rispetto sia un problema che parte dall'adulto, e quindi è l'adulto che deve essere in qualche modo
diciamo, possa, dall'adulto dipende la possibilità che il giovane possa incontrare una strada e una possibilità educativa che possa portare poi a essere educato al rispetto. Mi viene in mente quello che diceva Pasolini, infatti, che se qualcuno però ti ha educato, ti avesse educato, non potrebbe averlo fatto che col suo essere, non col suo parlare. E l'esperienza di tanti anni di lavoro e di insegnamento mi dice che non è l'educazione la strada da percorrere, che parte anche da questo incontro, splendido incontro, la strada non può essere disseminata solo di discorsi e di parole, ma attraverso una vita che si comunica, una vita come, non solo come esempio, ma proprio come rapporto. E noi forse, noi stiamo vivendo un periodo di grandissima emergenza, no? Siamo in piena pandemia, ma questo non fa, non offusca il problema dell'emergenza educativa, che è quella che sicuramente ormai da anni ci vediamo sottolineare da tanti educatori, dal Papa in primis, ma da tutti gli educatori che si cimentano in questo meraviglioso ma difficile compito, e dobbiamo un po' renderci conto della responsabilità che noi educatori abbiamo, in quanto educatori poi, ma in quanto adulti in generale, nei confronti dei nostri ragazzi e dei nostri alunni e dei nostri giovani e delle persone che comunque incontriamo, perché è difficile attuare delle strategie per poter risolvere il problema educativo, per comunque per affrontarlo. Quello che serve è una vita che si rapporti al giovane e che sfidi il suo desiderio di libertà, il suo desiderio di bellezza, il suo desiderio di come dire, di bello, di vero e di buono, che sempre alberga nel cuore di ogni uomo. E quindi non ci limitiamo ad un discorso, non facciamo solo una morale, ma guardiamoci, facciamo anche un'autocritica, cerchiamo di vedere fino in fondo se accettiamo la sfida dell'educazione, una sfida dell'adulto, perché al giovane a un certo punto non basta più dettare delle regole. Già il bambino dopo i 9-10 anni, qui io mi permetto solo di dire questo, ma ci sono professionisti che possono assolutamente dirlo molto meglio di me, dopo i 9-10 anni non si possono più dare le regole se non si danno le ragioni di queste regole, non si possono più dettare delle indicazioni se non queste indicazioni non vengono in qualche modo interpretate e vissute in modo tale da poter essere poi rese personali attraverso una critica che non deve mai mancare nel contesto educativo. Ricordiamo poi l'importanza dell'educazione alla cittadinanza e di come la scuola in questo momento, attraverso l'insegnamento dell'educazione civica, possa aiutare a possa contribuire in maniera fattiva. Io credo che la scuola sia di per sé, anche da sola, senza bisogno di una materia a parte, un insegnamento a cittadinanza, di cittadinanza attiva, ma certamente lo è ancor più nel momento in cui può riprendere e insegnare quelle che sono le regole, il rispetto, le istituzioni e quindi le regole che ci siamo date ormai da ben 2000 anni per poter vivere una vita civile e degna di questo nome. Io quindi vorrei, ecco, plaudo sicuramente a questa splendida iniziativa e faccio gli auguri per insomma il prosieguo dell'iniziativa. Ringrazio davvero tutti per l'invito e vi auguro un buon lavoro. Grazie mille Lucia Albano, grazie per il tuo intervento, anche in macchina ti abbiamo sentito comunque molto bene. Grazie. Benissimo, mi fa piacere. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti. Andiamo avanti, allora a questo punto abbiamo il questore, il dottor Alessio Cesareo. Ci sente? Eccomi. Eccoci qua. Buonasera. Prego. Buonasera, a lei la parola. Grazie per lo spazio che mi viene concesso. Solo un rapido saluto e un punto di situazione su quelli che sono argomenti
di estrema attualità e di estrema validità, vorrei dire, perché mi riferisco solo sostanzialmente a quello che diceva l'assessore Castelli prima su alcuni punti fermi e anche le riflessioni dell'onorevole Albano. Il percorso che ci porta oggi a discorrere di questi argomenti ha origini sin dall'adolescenza. Non dobbiamo nascondere che in questi ultimi anni forse si è trascurato proprio questo lato delle persone, cioè il percorso adolescenziale, laddove la famiglia per motivi contingenti non sempre può essere vicina a questo percorso, laddove si scarica tra virgolette questo ruolo e queste responsabilità alla società, e molte volte si arriva di fronte a queste situazioni in cui il perdurare del mancato rispetto o dell'esagerato ricorso alla violenza di genere trova gli addetti ai lavori ad alzare le spalle e dire lo so, ma ormai il fenomeno è talmente ampio, che cosa possiamo fare noi? E allora, come diceva l'assessore Castelli, l'educazione, mi hanno insegnato a me da piccolo e ancora lo ricordo, è come il coraggio: chi non ce l'ha è difficile che se lo può far venire. E quindi per avere educazione dobbiamo partire da molto presto, dobbiamo partire nell'ambito familiare, dobbiamo partire nella scuola dell'infanzia, nella scuola dell'obbligo, e completare questi percorsi in modo, come poi sicuramente verrà sottolineato e affrontato meglio di me dal personale docente che ha un'esperienza in questo campo sicuramente maggiore della mia, ma va affrontato sul lungo percorso, non con dei flash che in qualche modo possono garantire un'informazione sommaria e non completa. Di fatto poi c'è il discorso che deve essere tenuto in considerazione che riguarda l'abuso di certe situazioni, situazioni che sono predominanti oggi nella nostra società. E allora a volte non serve prendere cognizione di un problema e dire che si è insufficienti ad affrontarlo, non si hanno i mezzi, non si hanno la capacità, non si ha il tempo. Una per tutti è l'insegnamento di Maria Teresa di Calcutta, al di là dello spirito religioso di ognuno di noi. Anche la nostra goccia d'acqua versata in una certa direzione va a riempire l'oceano, quindi è giusto che, come si diceva prima, ognuno di noi per le competenze, per le proprie esperienze professionali, per le motivazioni che racchiude in se stesso, debba dare il proprio contributo fino in fondo. E allora, partendo da questi presupposti, sono convinto che il rimedio a questo che oggi è una situazione di evidente squilibrio a favore di certi fenomeni possa essere colmato e si possa reiniziare su una strada fatta di valori fondanti che portano una società come la nostra a vedere un mondo più roseo, più ottimista e più costruito sul rispetto reciproco, che è uno dei punti che sicuramente l'incontro di oggi vuole percorrere. Noi come Polizia di Stato, mi permetto di dire, lo facciamo quotidianamente, perché interveniamo a volte a gamba tesa su situazioni che debbono essere corrette e represse immediatamente, altre volte invece abbiamo il tempo e la possibilità di intervenire in maniera preventiva e di curare certi fenomeni, di rappresentarli alle autorità competenti e di procedere di pari passo con chi ha questi problemi, con chi soffre di queste situazioni di forte disagio sociale, e poterli accompagnare ad una soluzione. Quindi siamo un valido termometro della società su questi problemi, e da questo punto di vista devo assicurare che le donne e gli uomini della Polizia di Stato, ma così anche delle altre forze di polizia, ormai fanno parte di un sistema, quella rete che voi oggi avete cercato di mettere in campo attraverso questo convegno e che, devo dire, in questa provincia è molto attiva, molto presente, fatta di personalità che dedicano il loro tempo, i loro studi, la loro esperienza ad aiutare le persone, ad aiutare il sistema a migliorare la nostra società. Per cui vi ringrazio di questa possibilità, ascolterò ancora un po' i vostri interventi e vi auguro buon lavoro. Perfetto, ringraziamo il nostro questore. Io nel frattempo volevo ringraziare
i giovani presenti questa sera. Abbiamo esattamente Ludovica Leoni e Martina Massei, Massei, e vogliamo comunque ringraziare per la loro presenza qui, perché sicuramente saranno insomma parte molto importante di questo, di questa videoconferenza, e quindi ringrazio anche i genitori per la loro collaborazione. Andiamo quindi avanti. Posso? Scusami, sì, Roberta, Martina sta ridendo perché è Ludovico, ci tengo. WhatsApp e... Non avevo letto comunque bene il nome, quindi Ludovico Leoni, giusto? Ludovico Leoni e Martina Massei, giusto? Ok, li salutiamo e li ringraziamo per la loro presenza qua. Grazie, poi più tardi ci sentiamo anche con i vostri interventi. E ora andiamo avanti con il prossimo intervento. Abbiamo l'assessore alle pari opportunità della Regione Marche, Giorgia Latini. Dovrebbe esserci un contributo. Buonasera a tutti e complimenti per questa bellissima iniziativa. Ringrazio in primis l'assessore Antonella Baiocchi che ha organizzato questa iniziativa importante a scuola di pari opportunità e reciproco rispetto. Ecco, due tematiche fondamentali, perché dobbiamo imparare alle giovani generazioni, quindi educarle al rispetto reciproco, al rispetto della diversità, perché dobbiamo avere la consapevolezza che ognuno di noi è un essere unico e ripetibile, e quindi ovviamente siamo diversi l'uno dall'altro, ma non per questo non vi deve essere un rispetto reciproco. Anzi, proprio la diversità deve essere presa come un valore, come un valore aggiuntivo, perché se fossimo tutti uguali l'umanità non si evolverebbe. Invece è proprio dalla diversità, dalla bellezza delle diversità che poi dopo c'è ovviamente si crea una collaborazione, una relazione produttiva, perché ognuno è unico nei propri talenti, nelle proprie caratteristiche, e insieme ad altri che hanno caratteristiche diverse e che hanno peculiarità e doti diverse, possono nascere fantastiche sinergie e fantastiche progetti. Questo è uno degli obiettivi, quello di creare relazioni che poi dopo portano alla crescita dei giovani, quello proprio del ultimo bando sulle politiche giovanili, aggregazione 3, che prevede appunto che i giovani possano avere uno sviluppo attraverso proprio la relazione e attraverso l'associazionismo. Ecco, io vi ringrazio per questa bellissima iniziativa, spero la prossima volta di poterci incontrare in presenza, e ringrazio ancora Lucia e Antonella Baiocchi per aver ideato questo format importante, perché ecco, ripeto che dobbiamo partire proprio dalle nuove generazioni, e io veramente a cuore questo tema, avendo oltre alla delega delle pari opportunità anche la delega alle politiche giovanili. Quindi è importante avviare un progetto importante, un patto educativo che sia in grado di offrire prospettive e speranze alla nostra società, soprattutto in questo momento così delicato, dove le nuove generazioni e i ragazzi sono stati i più penalizzati da questa epidemia da un punto di vista psicologico e sociologico. Quindi grazie ancora e spero di incontrarvi presto in presenza. Perfetto, grazie mille a Giorgia Latini. Andiamo avanti con Marco Ugo Filisetti, direttore generale uffici scolastici regionali. Marco, ci sei? Marco, ci sei? Non lo sentiamo.
Il dottor Filippo. Ecco, sì, no, ho riattivato un attimo l'audio che avevo spento giustamente per non disturbare la, questo incontro, questa bella, bella riunione. E, in primo luogo, tengo di portarvi il saluto da parte della scuola marchigiana, del sistema scolastico marchigiano, che sapete è articolato in più di 237 istituzioni scolastiche che ospitano più 220.000 studenti, con i 30.000 e passa operatori della scuola che sono impegnati nella formazione dei nostri 230.000 studenti. Quindi il saluto del sistema scolastico marchigiano e del Ministero dell'Istruzione, al quale appunto fa riferimento il sistema scolastico marchigiano, secondo articolato nella rete scolastica definita dalla Regione Marche. Cerco, così stavo seguendo un po' il titolo di questo nostro incontro, cioè per educare i giovani di ieri e di oggi alla buona politica relazionale, al valore della diversità e al contrasto della violenza. Questo è il titolo sul quale siamo chiamati a riflettere in questo nostro incontro di oggi. E parte dall'affermazione educare i giovani di ieri e di oggi. E quindi dall'affermazione siamo educatori, la scuola è chiamata ad educare. E quindi la prima domanda che dobbiamo porci: cosa significa, in che cosa consiste nella sua essenza l'attività educativa? E ricordo a questo proposito che educare significa innanzitutto educare i nostri giovani all'autocoscienza, cioè alla scoperta di sé, e alla scoperta di sé vuol dire scoprire chi sono i miei padri, qual è la mia vocazione, cioè a cosa sono chiamato e qual è conseguentemente la pietra che devo portare al cantiere della mia comunità. Questa credo che in estrema sintesi è il processo educativo, che poi si trova riscontro in qualunque tradizione educativa. Quindi la scoperta di sé, rispondendo alle domande di sempre, cioè chi sono e cosa sono chiamato, e qual è la vocazione, a cosa sono chiamato. È la risposta a queste domande che, secondo me, guida conseguentemente la relazione che ho con gli altri. Nel momento in cui scopro chi sono e a cosa sono chiamato per andare dove, quindi per quale pietra porto al cantiere, la risposta a queste domande mi guida inevitabilmente nella relazione che devo avere con gli altri che stanno attorno a me, che fanno parte della mia comunità e che ciascuno, in risposta alla propria vocazione, partecipa alla costruzione di questa comunità, cioè al cantiere della comunità, portando ciascuno la propria pietra. E quindi nel scoprire la pietra che ciascuno di noi porta al cantiere, insieme a quella portata dagli altri, è in questa scoperta che io trovo risposta alla domanda quale relazione devo avere con gli altri. La scoperta, quindi la scoperta di sé e quindi la politica, e quindi la definizione della mia politica relazionale, porta anche a valorizzare, giustamente dice il titolo di questo nostro convegno, a valorizzare le diversità. Ma le diversità, e quindi valorizzare, riconoscere il valore della diversità, significa riconoscere il valore del confronto.
ma vi può essere confronto, ovviamente, se vi sono identità, se vi sono una pluralità di identità. Quindi la scoperta dell'evocazione univoca implica, e quindi della propria identità, è il presupposto necessario per dare valore alle diversità, per dare valore al confronto tra le diversità. Infine, vedo e al contrasto, quindi il valore della diversità e al contrasto della violenza. Ora, noi giustamente nella scuola ricordiamo il valore della pace. La pace è un valore, ma non vi può essere pace se non vi è giustizia. La pace è tale se è giusta, perché diversamente una pace che non è fondata sulla giustizia rischia di essere un protocollo fondato semmai sulla violenza, questo sì, sul ricatto, e non è vera pace. Quindi il concetto di pace e il valore della pace viaggia unitamente al valore della giustizia. Pace e giustizia sono due termini, due valori che non possono andare disgiunti. Ma e quindi essere portatori di pace, costruttori di pace, cioè essere pacifici, però implica anche essere coraggiosi. E per questo noi chiediamo ai giovani di essere pacifici, cioè amanti della pace, ma allo stesso tempo di essere coraggiosi. Perché costruire la pace giusta, per costruire la pace giusta, per essere costruttori di giustizia e conseguentemente di pace e insieme di pace, spesso occorre essere coraggiosi. E essere coraggiosi anche significa essere coraggiosi nel rispetto, come portatori, essere coraggiosi per portare la propria pietra per saper portare la propria pietra al cantiere, anche laddove questo comporti un rischio, difficoltà, significa credere nelle proprie idee, e quindi credere in se stessi, nelle proprie idee, significa professare queste idee e esserne, oltre che testimoni, e attuatori delle proprie idee, bisogna anche esserne costruttori con coraggio sino al sacrificio. Quindi, certo, contrasto della violenza, perché siamo amanti della pace, di una pace che però è giusta, che è accompagnata alla giustizia, per costruire la quale occorre essere coraggiosi. Quindi ai giovani chiediamo di essere nel contempo pacifici, ma anche coraggiosi. Questa è la mia riflessione fatta così molto a ruota libera e presa un po' così al momento. Ecco, mi scuso. Quindi è stato molto chiaro, Marco. Noi ti ringraziamo. Grazie. E andiamo avanti. E ora abbiamo Brunilde Crescenzi, rappresentante della cabina di regia antiviolenza. Prego, Brunilde. Grazie, grazie Roberta. Devo dire che sei bravissima, eh? Una moderatrice perfetta. Buona, grazie. Come il tuo libro Corteggiatore Perfetto. Allora, buonasera a tutti, io sono Brunilde Crescenzi, sono una consigliera comunale. In questa sede rivesto diciamo il ruolo di componente della cabina di regia antiviolenza, ma sono anch'io vicino al mondo della scuola, perché ormai tutti sanno che io sono un assistente amministrativo della scuola, dell'ISC Centro di San Benedetto. E quindi insomma ovviamente sono molto vicino al mondo della scuola, come ha già detto il sindaco, perché le vivo anch'io le problematiche della scuola. E in questa sede comunque rappresento la cabina di regia che è stata istituita fin dal maggio 2017 dall'assessore Baiocchi. E, diciamo, è stata creata per offrire al territorio una risorsa per migliorare, diciamo, la prevenzione, l'intercettazione e il fronteggiamento del disagio relazionale,
che si ripercuote ovviamente sulle fasce più deboli, in primis le donne, e anche promuovere la cultura del reciproco rispetto, che è, diciamo, l'argomento di questa sera, i valori dell'amore, della vita, favorendo le relazioni sane. E, oltre a me, nella cabina di regia sono stati chiamati a presenziare i rappresentanti di enti pubblici e del privato. Abbiamo i rappresentanti della Commissione Pari Opportunità della provincia, dei consultori familiari, delle forze dell'ordine, dei servizi di pronto soccorso ospedaliero, del centro antiviolenza, del mondo dell'istruzione, geriatria, insomma tantissime persone, funzionari comunali dei servizi sociali e anche avvocati esperti in diritto penale. Quindi, come vedete, la cabina di regia raccoglie tantissimi esperti che hanno conoscenze e competenze. Io personalmente lo considero un percorso entusiasmante, costruttivo e formativo, che ha concretizzato delle iniziative importanti per le politiche di prevenzione e di contrasto per la violenza. Ovviamente mi associo ai saluti e ai ringraziamenti di tutti voi che siete qui presenti, perché ci state dando veramente tantissimi contributi e io concordo. Comunque volevo aprire una piccola parentesi, perché visto che siamo, diciamo, alla fine di questo mandato amministrativo e che quindi, insomma, tiriamo un po' le somme, mi preme molto ringraziare il nostro sindaco, Pasqualino Piunti, perché, come ha già detto, lui ci ha dato fiducia, a noi quattro donne nel sociale abbinato alle pari opportunità, e di questo io lo ringraziamo, perché ci è stato sempre vicino. E in primis io vorrei ringraziare personalmente l'assessore Baiocchi, perché io con lei ho collaborato tantissimo, mi ha sempre coinvolto in tutte le iniziative, pur se, diciamo, con competenze differenti, perché ognuno ovviamente aveva il proprio ruolo. Però mi ha fatto capire anche tante cose. Ormai sono entrate nella mia testa tante concezioni che un tempo mi erano veramente sconosciute. Quindi la mia relazione di questa sera vuole essere, diciamo, una carrellata di quello che noi abbiamo fatto, ma non perché vuole essere un motivo autoreferenziale, assolutamente no, ma perché è giusto che anche comunque tutti conoscano quello che è stato realizzato dalla cabina di regia, dall'assessorato alle pari opportunità, attraverso convegni e incontri che sono diventati anche fiori all'occhiello di questa amministrazione. Io ne cito i principali. La prima è quella che il concetto un po' rivoluzionario che della violenza, che è inclusivo di tutte le vittime, cioè la violenza non ha sesso. Noi in questi anni di assessorato abbiamo denunciato le falle dell'attuale cultura della violenza, che non è unidirezionale, ma è la violenza sulle persone più fragili, che possono essere uomini, donne, ovviamente in primis sempre le donne, perché insomma ovviamente siamo vicini a tutte quello che sta succedendo, quindi di questo ne siamo consapevoli. Però sta prendendo man mano piede la cultura del contrasto alla violenza in genere, non di genere ma in genere. La stessa matrice della violenza per moltissimi casi di violenza e prevaricazione, quindi sono stati adottati anche molti concetti nuovi, ad esempio l'analfabetismo psicologico, che ha coniato il nostro assessore, che veramente ci ha fatto capire quello che vuol dire la gestione delle divergenze. Poi sarà lei stessa a spiegare meglio la motivazione che induce le persone a diventare vittime e carnefici. E poi il superamento, questo è un fatto molto importante che abbiamo portato avanti, del binomio uomo carnefice e donna vittima a favore del concetto di persona maltrattata o maltrattante. E, che l'assessorato per rendere le pari opportunità inclusive, ovviamente ha messo sul campo tutti, come dicevo prima, sia le donne in primis, perché il nostro sostegno è in primo luogo per loro, ma anche gli anziani, i disabili, i giovani, i minori, chiunque si trovi in un atteggiamento discriminatorio, prevaricante e violento, comprese le persone di sesso maschile. A coronamento proprio di questa politica inclusiva delle pari opportunità, il 23 dicembre del 2020 è stata inaugurato il CAV Oltre il Genere, quindi a tutela anche degli uomini. E abbiamo promosso insieme, ho portato io una mozione in consiglio comunale per l'istituzione del registro della bigenitorialità, non mi soffermo sulle varie che cosa significa, perché il discorso sarebbe molto lungo. Abbiamo promosso l'istituzione del garante comunale dell'infanzia e dell'adolescenza, che si sta già distinguendo perché sta attivando tantissime iniziative.
e abbiamo portato il Comune di San Benedetto ad essere componente del tavolo di lavoro provinciale dell'antiviolenza. Infatti il 2 aprile è un diciamo momento storico per noi, per il Comune di San Benedetto, perché il 2 aprile del 2019 abbiamo portato il Comune ad essere primo comune firmatario del protocollo antiviolenza ad Ascoli, nella, diciamo, nella sala dell'Arengo. Si tratta di un protocollo che è stato voluto dalla Regione Marche e che permette a tutti i soggetti che sono coinvolti nella lotta alla violenza, diciamo, di parlare, di interagire, cioè di parlare un linguaggio comune e quindi di potenziare la comunicazione, la capacità di aiutare le vittime di violenza. Abbiamo fatto tantissime iniziative, anche sotto forma di convegni e incontri, che riguardano ad esempio la violenza non a sesso del 2018, la violenza alla ricerca del carnefice, il fallimento del rispetto, discriminazione e violenza del 18 di dicembre scorso, che è stato molto seguito con un accredito dell'Ordine degli Avvocati, con prestigiose autorità. Abbiamo fatto l'anno scorso un bel cortometraggio rivolto anche soprattutto ai giovani, e corsi di autodifesa. E poi, diciamo, quello che poi più ha caratterizzato, diciamo, questa cabina è stata anche lo svolgimento mensile di iniziative che si chiamano La Psiche in Comune. È stata un'idea molto importante dell'assessore, che si trattava di ogni mese, a cadenza mensile, si facevano queste iniziative con i vari argomenti e le varie tematiche che andavano dai giovani, meno giovani, insomma toccavano tutte le persone, sempre nell'ambito, diciamo, della violenza e del rispetto della pace, nel rispetto, diciamo, della prevaricazione. E poi insieme abbiamo creato durante il periodo estivo, io ne sono molto orgogliosa perché è stato un evento a cui ha partecipato anche la nostra moderatrice Roberta Piergallini, che ha presentato il suo libro. Abbiamo diciamo messo su un format che era Contatto e Amore, è piaciuto tantissimo. Sono 4 anni, accompagnatoci per 4 anni il periodo estivo, abbiamo fatto tanti incontri, abbiamo invitato tantissime personalità, tutte di San Benedetto, ed sono stati molto seguiti e partecipati. Certo non poteva mancare in questo periodo anche un coinvolgimento per questo periodo veramente molto drammatico, che è in questo periodo dal lockdown dell'anno scorso. Quindi è stata fatta una task force psicologiche, psicologie e psicoterapeuti solidali online. Hanno creato, diciamo, con la partecipazione di professionisti psicologi e psicoterapeutici che rispondevano alle domande su varie tematiche. Quindi sono stati vicini più che altro loro, anche in questo settore, anche in questo periodo molto difficile. C'è stato anche un servizio di sostegno, una task force per genitori separati e uomini in stato di fragilità. Ecco, io volevo dire che, insomma, queste sono le iniziative che di massima, perché ne abbiamo fatte tantissime altre, ma che ci hanno accompagnato in questo periodo e di cui siamo orgogliosi. Anche se poi, devo dire, lo consideriamo un punto di partenza, non un punto di arrivo, come diceva giustamente Guido Castelli, per la promozione e lo sviluppo di progetti condivisi e partecipati. Io credo, insomma, che quello che voglio dire con questa carrellata di eventi che abbiamo fatto è di lanciare un messaggio, che è quello, diciamo, di un incoraggiamento ai giovani, perché che ci stanno ascoltando, che poi si faranno portavoce anche per altri giovani, perché, insomma, queste riflessioni serviranno ad intraprendere nuove strade, a fare autocritica, nuovi percorsi che sono volti a superare quegli stereotipi, che anche quelli di genere, che ci ingabbiano in convenzioni che sono chiuse, che ci impediscono di conoscere l'altro e quindi, come è stato detto finora, di valorizzare la diversità, perché questo è importantissimo, ognuno di noi è unico e quindi è importante valorizzare il diverso, perché solamente valorizzare il diverso si può crescere e quindi e mettersi in gioco. Questo, insomma, se ci siamo riusciti noi, che, insomma, in tutto sommato ci abbiamo messo tanta passione ed entusiasmo. E io volevo concludere anche perché, insomma, credo che i giovani debbano ricercare anche il bello. È un concetto sulla bellezza che è stato portato avanti anche, insomma, nelle scuole, anche nella nostra scuola, anche un po' dappertutto. E a questo proposito volevo terminare il mio intervento con una frase di Peppino Impastato, che tutti sappiamo chi è, e che dice che bisognerebbe educare la gente, ma soprattutto i giovani, alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine
e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Brunilde, bellissima frase l'ultima, veramente bella, e complimenti per il tuo intervento. Andiamo avanti allora, proseguiamo. Do la parola a Elisa Vita, dirigente scolastico Istituto Capriotti di San Benedetto del Tronto. Prego Elisa. Ci senti? Sì, vuoi sentire? Eccola qua. Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio il sindaco Pasqualino Piunti per che ha favorito questa bellissima occasione di incontro. Ringrazio particolarmente l'assessore Antonella Baiocchi, con cui c'è un rapporto di collaborazione che va avanti ormai da tanti anni, alle cui pregevoli iniziative aderiamo sempre con grande piacere, perché sono iniziative sempre di un grande valore formativo. Un particolare ringraziamento va al dottor Filisetti, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, che ci ha onorato della sua importante presenza per rappresentare proprio la scuola marchigiana e quella italiana. E ovviamente un ringraziamento a tutte le altre autorità presenti, adesso non mi sto a dilungare, mi faceva piacere salutare anche la deputata Lucia Albano, con cui infatti abbiamo lavorato a lungo e anche molto su queste tematiche. Certo, non è semplice circoscrivere un argomento tanto interessante, vasto o tanto delicato. La discussione sulle pari opportunità che riguarda tutti, che riguarda l'intera società, e la scuola in particolare, e che investe l'attualità presente. E si tratta di concetti e di principi che si compenetrano e si completano a vicenda. Direi innanzitutto che insieme alla famiglia, per educare alla buona relazione tra pari e alla buona relazione anche con tra pari e con l'adulto, al rispetto reciproco, per comprendere il valore della diversità come una grande opportunità e realizzare pari opportunità per tutti, per contrastare qualora si presentassero azioni di prepotenza. Un discorso a parte meriterebbe il bullismo, il cyberbullismo, adesso non mi dilungare, però spesso anche a scuola avvengono questi episodi che a volte sfociano anche in tragedia. Il fenomeno questo del bullismo è un fenomeno molto complesso, non può essere singoli, ma riguarda sempre quello dei pari. C'è una direttiva ministeriale che proprio sollecita gli insegnanti ad educare i propri studenti e a farli riflettere proprio su questa uguaglianza, sul mantenere atteggiamenti positivi. E occorre proprio che soprattutto gli insegnanti facciano questa importante lezione ai propri studenti per far capire che l'articolo 3 della Costituzione, che è proprio parla di cittadini pari uguaglianza di fronte a tutti. Scuola quindi è il luogo ideale per approfondire il fenomeno appunto del bullismo, ma a scuola non si fa soltanto questo, a scuola si insegna e si impara soprattutto che la diversità è la normalità e le intelligenze multiple, diceva Carla, per sottolineare questa diversità che vuole essere invece un'uguaglianza. Il concetto di fondo si prende quindi che siamo tutti diversi, ma realmente siamo tutti uguali. È un concetto che può sembrare apparentemente contraddittorio, ma in realtà è la verità, è questo che dobbiamo davvero lavorare. E lo scopo della società e della scuola in particolare è di trovare la convivenza nonostante e grazie alle nostre diversità. Siamo uguali perché siamo diversi, abbiamo diversità e non abbiamo differenze. E questo è un concetto importante, perché mentre le differenze dividono, mentre le differenze separano, invece la diversità unisce, arricchisce la collettività. Quindi se l'essere diverso conduce all'esclusione, si crea una differenza. L'uguaglianza invece è inclusiva ed è quello su cui noi basiamo anche proprio tutta l'offerta formativa anche del nostro istituto. È una scuola molto inclusiva e quando parlo di inclusività non intendo soltanto diversamente abile, il BES, quindi il ragazzo con bisogni educativi speciali, il ragazzo con il DSA, quindi con disturbi specifici dell'apprendimento, per fare in modo che sia inclusivo, perché tutti i ragazzi sono diversi,
il ragazzo è diverso dal vicino di banco, è diverso da tutti. Quindi noi lo vogliamo far parlare, per renderlo partecipe del dialogo educativo proprio in questa sua, in questa propria diversità. Per quanto riguarda le varie opportunità, a scuola dobbiamo dare a tutti uguali opportunità di partenza, che significa rispettare quanto indicato, appunto, come dicevo prima, nella Costituzione italiana, non solo l'articolo 3, ma ce ne sono tantissimi, e promuovere un avanzamento della società proprio nel suo complesso. Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica, sociale di qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, alla religione, alle convinzioni particolari di, possano essere personali, di razza, di origine, età, orientamento sessuale, politico. Ogni passo avanti lo sarà non solo per chi l'ha fatto, ma per tutta la società. Le nostre differenze sono quindi la nostra forza nell'Unione Europea, e affinché i cittadini possano beneficiare pienamente della ricchezza di competenze, di talenti e di idee, la partecipazione e l'inclusione di tutti è assolutamente essenziale. Perfetto, grazie mille Elisa, sei stata esauriente. Ti ringraziamo. Sono abbastanza distrutta perché vengo dal reduce dal vaccino, quindi non sono molto brillante, ho qualche linea di febbre, non sto bene. Però non potevo mancare, è un'iniziativa davvero pregevole, mi sarebbe troppo dispiaciuto mancare, quindi sono voluto essere presente. Grazie a voi tutti, grazie. Avanti. A questo punto passiamo la parola a Mara Vena, responsabile CIA TDM di San Benedetto del Tronto. Prego Mara. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo bene. Allora, vi saluto tutti. E permettetemi di ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale, il sindaco Pasqualino Piunti, l'assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi, proprio per avermi dato la possibilità di accogliere, hanno accolto questa proposta. E ringrazio tutti voi presenti e tutti quelli che hanno accettato di collaborare a questa iniziativa. Ritengo molto importante questo piano volto a promuovere nelle scuole una serie di azioni educative e formative per la parità fra i sessi, la prevenzione e la violenza, per la violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, e la prevenzione di contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Io mi fermo qui perché è stato già detto tutto. Vi porto i saluti della presidente dell'associazione CIA TDM che ha sede a Pordenone. Vi ringrazio immensamente tutti, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento per questa bellissima iniziativa. Grazie, grazie mille, sei stata veramente velocissima, brevissima, comunque ti ringraziamo per la tua presenza qui questa sera, grazie ancora. E noi a questo punto andiamo avanti, siamo nel finale, a questo punto io darei la parola all'assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi, che farà un intervento sui motivi che ostacolano le pari opportunità e reciproco rispetto. Prego Antonella. Bene, grazie, mi vedete e mi sentite? Perfetto, sì. Bene. Allora, buonasera a tutti. Grazie per voi intervenuti, la vostra autorevole presenza mi conforta e mi dà tanta carica. Grazie al mio sindaco, prima di tutto, per aver dato la possibilità di questa meravigliosa avventura di assessore alle pari opportunità. Grazie all'amico Guido Castelli, grazie all'onorevole Lucia Albano, grazie al questore Alessio Cesareo, sempre pronto a sostenerci, persona squisita, una perfetta unione di determinazione, professionalità, sensibilità e umiltà. Grazie a Giorgia Latini, assessore alle pari opportunità delle Regione Marche. Grazie alla presenza dei rappresentanti del mondo scolastico, l'illustre Marco Ugo Filisetti, direttore generale degli uffici scolastici regionali, Elisa Vita, dirigente scolastico del Capriotti, che ha risposto con entusiasmo anche a questa iniziativa, oramai siamo amiche, e grazie alla sua sorella, la professoressa Monica Vita, che sono contenta che sia anche lei presente, che è stato il preziosissimo gancio che dietro le quinte si è prodigata per far da ponte tra comune, associazione e scuola. Grazie all'amica Brunilde Crescenzi,
siamo oramai amiche e ti ringrazio veramente per il tuo sostegno in questi anni e ringrazio te per conto tuo, ringrazio anche tutti i componenti della cabina di regia antiviolenza che, non so se l'informazione è passata, si sono messi in gioco nelle videoconferenze che in futuro faremo all'interno di questa iniziativa di Buona Scuola di Politica Relazionale. I componenti si sono messi a disposizione per ognuno contribuire a formare i nostri giovani, ognuno nelle proprie competenze. E da ultimo, ma non perché ultima, ringrazio Ma Ravena, responsabile della sede San Benedetto del CETDM, e Aurelia Passaseo, presidente nazionale, per queste belle iniziative che offrono al nostro territorio. Grazie, siete un esempio pratico di come il lavoro del pubblico non potrebbe fare delle svolte di qualità senza l'aiuto del sociale dell'associazione. E grazie da ultimo al dottor Antonio Prado che dietro le quinte ci vigila l'aspetto tecnico di questo convegno ma anche di tutti gli altri che ho organizzato in questi anni. E grazie ai due giovani presenti, siete un'ottima rappresentanza, vi ringrazio della vostra presenza. Io vado al dunque, nel vivo del discorso, i motivi che ostacolano le pari opportunità e il reciproco rispetto. Comincio adesso, diciamo, una piccola taglio formativo, insomma, ecco, vi volevo anche dare. Cercherò di parlare nel modo più semplice possibile, per essere accessibile ai profani. Prima di tutto cerchiamo di intenderci sul significato del termine pari opportunità, che è stato già riferito, ma lo voglio ripetere. Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo, per ragioni connesse a questi motivi, connesse al genere, alla religione, alle convinzioni personali, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, all'età, all'orientamento sessuale o politico. Quando, in sintesi, a qualcuno viene riservato un trattamento diverso a causa di uno dei motivi che ho appena elencato, si parla di fallimento delle pari opportunità o, usando un altro termine, si parla di discriminazione. Quella persona viene discriminata per i motivi che abbiamo elencato. Ora cerchiamo di intenderci sul significato del termine discriminazione. Con il termine discriminazione si intende qualsiasi azione che miri o che abbia come effetto finale, anche non intenzionale, la negazione di pari trattamento ad una persona o ad un gruppo a causa di una o più caratteristiche personali, quelle che abbiamo elencato sopra. La discriminazione, insomma, cioè ti allontano da un diritto che dovresti avere a causa del fatto che hai la tua razza, una origine etnica diversa, convinzioni personali, eccetera, eccetera. La discriminazione, cioè discriminare qualcuno per caratteristiche personali che ha, può essere negativa, ma anche positiva. Ed è una nozione che mi preme darvi. La discriminazione positiva è quando la disparità di trattamento è volta a favorire un gruppo o una categoria di persone da lungo tempo discriminate. Cioè, esempi di discriminazione positiva sono ad esempio le quote rosa o le facilitazioni all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Sono canali preferenziali che si attribuiscono alle donne e alla disabilità che possono essere intesi come un'ingiustizia da qualcuno, no? Come un trattamento privilegiato, ma in realtà sono una discriminazione positiva perché mirano a disabituare la gente a pensare alle donne e, ad esempio in questo caso, alle persone affette di disabilità, a pensare loro nel modo tossico consueto, cioè in sintesi, di crederli di serie B, di crederli non adatti a certi ruoli, di crederli in qualche modo
non degni di entrare in certi privilegi. Quindi si chiama appunto discriminazione positiva perché serve a obbligarti a pensare in modo diverso. Fino a quando non penseremo in modo diverso, ci sarà questa discriminazione positiva in definitiva. Ma la discriminazione e tutte le altre tipologie di discriminazione sono negative, cioè la discriminazione negativa è quando la disparità del trattamento è volta a sfavorire o a escludere una persona o un gruppo di persone. Quando si parla genericamente di discriminazione, ci si riferisce quindi alla discriminazione negativa. Quindi discriminazione va inteso come sinonimo di discriminazione negativa, cioè non permettere a delle persone o a dei gruppi di persone, per delle loro caratteristiche personali, di entrare, di far parte a dei percorsi in qualche modo a cui avrebbero diritto di partecipare. Ora, la discriminazione l'abbiamo sentito più volte dagli interventi delle persone che mi hanno preceduto, la discriminazione è proibita in tutta l'Unione Europea. Ovunque si parla di parità di diritti, ovunque si parla di parità di diritti e reciproco rispetto, ovunque si parla di integrazione e di inclusione tra le diversità, ma è sotto gli occhi di tutti che la realtà è ben diversa. In ogni relazione con cui si ha a che fare, dentro casa e fuori di casa, l'accettazione del diverso è un'eccezione, mentre è regola il rifiuto del diverso, il rifiuto di ciò che diverge. Ma diverge da cosa? Da un modello, se ne presume, ritenuto giusto e normale. Ok? Riflettiamoci bene. Quando si deride, quando si prende in giro, quando si denigra, si sta facendo passare il messaggio: così come sei, ti ritengo sbagliato. Dovresti conformarti ad un modo ritenuto giusto. Ora, il problema è: ma qual è il modo giusto? Ognuno crede di conoscerlo dal suo punto di vista. E qui nasce il caos. È necessario prendere consapevolezza che viviamo in un mondo, in una società, convinta nel profondo, al di là di quello che ci raccontiamo, che essere uguali e conformati è il giusto ed essere diverso sia errore. Questa è la convinzione che domina. In linea con questa convinzione, chi non si conforma al modello ritenuto giusto e normale, io lo chiamo il modello ritenuto verità assoluta, viene naturalmente prevaricato, allontanato, rifiutato. Diviene cioè oggetto di violenza. Le violenze sono di due tipi. Violenza psicologica, vuol dire che si ferisce l'animo della persona ritenuta diversa e ritenuta rifiutata. Violenza psicologica a due punti vuol dire si deride, si isola, si denigra, si spettegola, le si deruba, le si rompono le proprie cose. Violenza fisica è quando si sputa, si spintona, si picchia, si ferisce, si uccide, si stermina. Alla base della gran parte delle violenze, dentro e fuori casa, dai conflitti relazionali, di coppia, parentali, amicali, alle faide familiari, fino agli omicidi, agli stermini, ai genocidi, c'è il rifiuto della diversità, c'è questa convinzione. Anche nel bullismo, sia quello agito nella vita reale o quello agito attraverso gli strumenti digitali, il cyberbullismo, c'è questo rifiuto della diversità, c'è la stessa dinamica. Si agisce verso il compagno che è vissuto come diverso, non conforme rispetto a un modello ritenuto giusto. Si agisce violenza psicologica, si deride, lo si isola, si denigra, lo si spettegola, lo si deruba, gli si deruba le merende, gli si rompono oggetti, lo si svilisce, si mandano in circolo dei video svilenti della sua persona, no? Oppure gli si agisce violenza fisica, si sputa, si spintona, si picchia, si ferisce, eccetera. Quali sono
le caratteristiche del giovane, del compagno ritenuto diverso. Per esempio, è timido, è taciturno, dovrebbe invece parlare di più ed essere più sfacciato, oppure è troppo magro, dovrebbe invece essere più muscoloso, oppure è troppo grasso, dovrebbe invece essere più magro, o è troppo povero, dovrebbe invece avere più soldi, ha il naso aquilino, invece dovrebbe avere il naso alla francese, si dondola mentre cammina, dovrebbe camminare in un modo diverso, ha i brufoli, dovrebbe invece avere la pelle liscia, non ha la barba, ma la sua età dovrebbe invece averla, si fa accompagnare dai genitori a scuola, l'ho visto, andiamogli addosso, perché? Perché la verità è che i genitori a scuola non dovrebbero accompagnarlo, e così via. Ho fatto degli esempi per cercare di farvi capire che la discriminazione, il razzismo, il prevaricare l'interlocutore che si ritiene diverso è accanto a noi, non è ad alti livelli solo dove ci sono gli stermini, i genocidi e gli omicidi. E mi sono limitata appunto agli esempi di ordinaria amministrazione senza addentrarmi in esempi di diversità più eclatanti, che ad esempio diversità che interessano l'handicap, l'età, l'etnia, la fede, l'orientamento politico, l'orientamento sessuale. Ora, perché si rifiuta la diversità? Riflettiamo. Perché ci hanno convinto, ci siamo convinti, che la diversità è sbagliata. Sembra banale? Ebbene, è importante cercare anche di semplificare questi meccanismi della psiche che purtroppo siamo abituati a vederli in una maniera complicata e troppo lontana da noi. Chi rifiuta la diversità è convinto necessariamente di conoscere quale sia il modello giusto, capite? Se ne deduce. Io la chiamo verità assoluta, cioè il modello ritenuto assolutamente vero, onde per cui se conosco qual è il modo di essere giusto, vero, per forza maggiore, quando vedo qualcuno che si comporta in una maniera diversa, no? Faccio quasi un'opera di bene nel pretendere che si conformi al modello giusto. E se non si conforma, faccio quasi un'opera di bene, viene spontaneo, no? Pretendere che si conformi fino a puntini puntini, adesso sto provocando, però c'è una verità in quello che dico, fino a mettere in campo, se non si conforma al modello che io ho in testa, fino a mettere in campo, che ne so, la camera a gas, le foibe, ok? Cioè il suo toglierlo di torno. La discriminazione e il razzismo sono alimentati da un modo di pensare tossico, due convinzioni, due informazioni tossiche di questa mentalità. Sono le convinzioni seguenti. La convinzione che diverso, essere diversi, sia un errore, che sottintende la convinzione che essere uguali sia il giusto, la norma, e la convinzione che diverso sia errore ha alla sua base una convinzione più profonda, di cui le persone sono raramente consapevoli. Si tende a credere, ad essere convinti, di conoscere ove sia la verità assoluta. Chiunque è stato convinto nel suo iter di crescita che la verità assoluta esista, cioè che esiste un giusto modo, giusto per tutti, assolutamente giusto modo di essere, di mangiare, di tagliare le patate, di abbinare i colori, chiunque è convinto che la verità assoluta esista è, per forza maggiore, incapace di dare valore alla diversità. Se è convinto, se è stato convinto, e comincio a mettere la pulce nell'orecchio di dove prendiamo queste convinzioni. Comunque, se ci siamo convinti che la verità assoluta è fuori di noi, quindi nell'interlocutore, onde per cui saremo per forza convinti che quello che noi pensiamo, crediamo, in qualche modo sia errore, chi è convinto che la verità assoluta è fuori di lui tenderà a conformarsi all'interlocutore e non avrà scampo
quando si troverà di fronte a un interlocutore che difende la propria punto di vista con voce grossa. Se invece ci siamo convinti che la verità assoluta esiste, ma ce l'abbiamo noi, quindi ciò che io credo, che ciò che io penso, la mia mentalità, come io farei una cosa, è verità, per forza maggiore, se la verità assoluta ce l'ho io, tenderò a prevaricare l'interlocutore non conforme. Vi sto facendo capire, e parlo ai giovani più che altro, che non si nasce prevaricatori, non si nasce violenti. Non c'è un gene dentro il nostro corpo che in qualche modo ci porta alla violenza. È una questione educativa. Ci hanno insegnato in qualche modo una ricetta che ci porta, una modalità, ok? Abbiamo appreso delle informazioni che ci portano fuori strada. Il vero killer, in chi è un interlocutore, tra virgolette, che per antonomasia si conforma sempre al prossimo, se lo conoscete, sicuramente gli anziani lo conoscono, ok? Possiamo prendere esempio nel personaggio di Fantozzi, ok? Fantozzi, la verità esiste ed è fuori di lui, ok? Se lui ha voglia di sedersi su una poltrona, ma qualcuno da fuori gli dice è meglio che ti siedi per terra, lui immediatamente si clona e si siede per terra, ok? Un personaggio invece, in qualche modo simbolico, che la verità assoluta esiste e ce l'ho io, prendiamo banalmente il dittatore Hitler, ok? Allora, il vero killer, il vero killer non è la persona che in pratica in realtà subisce e fa violenza, ma il vero killer è la convinzione in merito alla verità assoluta. Fantozzi e Hitler, per fare un esempio paradossale, sono vittime del killer, della convinzione esiste la verità assoluta. Entrambi sono convinti che ci sia una verità assoluta, un modello più giusto e vero di un altro. Hitler, nel suo percorso formativo, si è convinto che ce l'ha lui, che sia il proprio, per cui è convinto di fare un favore all'umanità, liberandola dai ebrei disabili. Fantozzi è convinto che sia fuori di lui, per cui ciò che crea la sua mente è necessariamente considerato errore e quindi si conforma all'interlocutore. Mi rendo conto che questa, diciamo, è una spiegazione un po' fuori dalle righe, ma mi piace passare un concetto fondamentale, che è una questione, la violenza e la prevaricazione, la essere maltrattante e subire maltrattamenti senza in qualche modo sapersene difendere, è una questione di mappe mentali che si utilizzano. E alla base della disistima e dell'autostima, della fiducia e della sfiducia in se stessi o nel prossimo, c'è la qualità del nostro pensiero. I file, tra virgolette, che l'ambiente ci ha inserito qui dentro, nella nostra scheda madre, ok? Nell'archivio psichico. Ci sono le informazioni che il nostro ambiente ci ha insegnato. Il nostro ambiente, quando noi siamo nati, e in qualche modo la nostra scheda madre, non sapevamo niente del mondo, poi il nostro ambiente ci ha passato delle ricette, delle convinzioni. Ci ha insegnato ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ok? Ogni ricetta per affrontare la vita. Queste informazioni che ci ha passato l'ambiente si sono organizzate in vere e proprie mappe mentali. In gergo, vi dico una cosa un po' più difficiletta, in gergo si chiamano MOI, modelli operativi interni, cioè sono diventati i punti di riferimento che utilizziamo per interpretare gli eventi che ci accadono durante il percorso di vita. Usiamo queste mappe che abbiamo qui dentro, no? E in base a quello che c'è scritto decidiamo di prendere una strada o un'altra, decidiamo di fare o non fare qualcosa, decidiamo di dire o non dire qualcosa. Abbiamo emozioni coerenti con quello che abbiamo imparato. Abbiamo imparato. La diversa è perché le azioni delle persone, in poche parole, quello che dici o non dici, quello che fai o non fai, quello che provi come interpreti, sono, questa è un'informazione importante che vi metto, ok? Sono sempre coerenti, al 99% coerenti con le mappe di riferimento.
Ok, cioè con queste ricette che ci ha passato l'ambiente. Gli studiosi ci insegnano che queste informazioni o mappe mentali o ricette ci sono state passate per condizionamento dall'ambiente in cui abbiamo vissuto, tra tutti l'ambiente familiare di origine, cioè gli adulti che si sono presi cura di noi in età precoce. Questi, prima di tutto, insieme poi a tutti gli altri, compresi i parenti, i nonni, i professori, i maestri, eccetera, comunque prevalentemente gli adulti di riferimento che ci accudiscono quando siamo ancora teneri, ok? E quando la nostra scheda madre è ancora vergine e libera, l'ambiente familiare di origine, cioè gli adulti che si sono presi cura di noi, hanno la maggiore responsabilità di averci passato le mappe, le informazioni inerenti l'ambito della relazione con se stessi e con gli altri. Le ricette per capire che devo fare per essere degno di amore, che devo fare per far sì che io mi senta bene nella vita, che devo fare per quando qualcuno si comporta in una maniera che a me non piace, cioè le mappe, le ricette per gestire le relazioni, ci sono state passate prevalentemente dagli adulti di riferimento, prevalentemente i genitori. Ora, dalla qualità di queste mappe, di queste ricette, dipende l'equilibrio e la serenità della psiche, la forza della propria identità, nonché la capacità di instaurare relazioni armoniose, amorevoli, rispettose, la capacità, insomma, di fare azioni non prevaricanti, ok? Di saper dare rispetto all'altro. Ebbene, mentre le mappe di tutti gli altri ambiti si sono aggiornate nel tempo, ad esempio nel 2020 nessuno si sognerebbe di accendere il fuoco sfregando le pietre focaie, ok? Quelle dell'ambito relazioni con me stesso e con gli altri sono invece rimaste antiche e cavernicole. Nel 2020 si continuano ad usare informazioni obsolete. Sono solita definirle, per la comprensione dei profani, mappe affette da virus, che non ci permettono di raggiungere gli obiettivi d'amore e di rispetto che tutti abbiamo nel cuore. Insomma, queste mappe obsolete ci portano fuori strada. In senso generale, quindi, funzionare con delle mappe obsolete significa essere affetti da analfabetismo psicologico, cioè funzioniamo con delle, in buona fede, utilizziamo per orientarci nella vita delle mappe mentali che noi crediamo siano giuste, bene, invece ci portano fuori luogo. Esempio, se io voglio andare a Milano, utilizzo una certa cartina stradale che io considero quella cartina giusta, ok? Questa cartina la seguo pari pari, quindi faccio azioni coerenti con lei, mi dice di andare a destra, vado a sinistra, bene, e alla fine io la seguo per arrivare a Milano, invece mi ritrovo a Bassano del Grappa. Perché? Perché quella mappa era una mappa che aveva dei virus, era una mappa sbagliata, capite? Se io, tutti noi abbiamo nel cuore, soprattutto quando siamo piccoli, ok? Ma comunque anche da grandi abbiamo nel cuore degli obiettivi d'amore, di rispetto, ok? Vogliamo nella relazione cercare di andare d'accordo, bene? Però le mappe che utilizziamo per gestire le relazioni, in definitiva, contengono dei virus, ok? E ci portano fuori strada. Due virus che contengono sono quelli che vi ho detto, cioè ci hanno insegnato che la verità assoluta esiste anche se non abbiamo consapevolezza, e quindi di fondo ancora oggi noi siamo convinti che diverso il rifiuto è uguale sia una bella cosa. E sto finendo. Le conseguenze, tra le più gravi conseguenze dell'analfabetismo psicologico, cioè quindi del funzionare con mappe affette da virus che quindi devono essere bonificate, ok? C'è, tra le grandi conseguenze, c'è il pensiero dicotomico, un vero e proprio programma infetto che, basandosi sulla tossica pretesa di conoscere dove sia la verità assoluta, spinge la persona ad elaborare gli eventi in termini assolutistici, tutto, niente, bianco, nero, 100, 0, senza possibilità di errore.
E il pensiero dicotomico è considerato a livello scientifico tra le più gravi distorsioni cognitive, informazioni tossiche in poche parole. Una delle conseguenze del pensiero dicotomico è la gestione dicotomica delle divergenze. Vuol dire che la mappa che tutti noi utilizziamo di fronte alla crisi nella relazione, quando è che si ha la crisi nella relazione? Quando è che nasce un problema nella relazione? Quando ci troviamo di fronte al nostro interlocutore che la pensa, la fa, la dice in modo diverso da come noi lo faremmo. Quindi la crisi nasce nella diversità, ok? Ora, la ricetta che noi utilizziamo per gestire, cioè, mo che faccio quando sono di fronte a qualcuno che gli voglio bene, però si comporta in una maniera diversa da come io vorrei, bene? Ok, cosa faccio? La mappa che utilizziamo è una mappa che ci porta a prevaricare o a sottometterci. Mi spiego? Cioè la mappa per esistere entrambi gli interlocutori, ok? E far esistere le diversità, dar valore alle diversità, cioè per raggiungere l'obiettivo che è stato più volte riproposto, cioè siamo tutti diversi, però invece noi nel profondo siamo convinti di essere uguali. Vi butto questa pulce nell'orecchio, ok? Comunque siamo tutti diversi, bene. Diversità è un valore? Benissimo, ma allora bisogna capire come mediare tra 7 miliardi e 341 persone della Terra, tutte diverse l'una dall'altra. Mi spiego? Quindi non solo non sappiamo che siamo veramente diversi, ok? È un qualcosa in realtà che non fa parte del nostro profondo, non ne siamo ancora convinti del valore della diversità. Ok, e questo è uno dei motivi per cui in qualche modo che ci portano a prevaricare. È una delle formazioni che bisogna dare ai giovani, ok? Bisogna cambiarli la tossicità, le parti tossiche delle loro mentalità. Ma soprattutto, se anche una persona sapesse, fosse veramente convinta, no, che siamo tutti diversi e quindi si potesse sforzare di trovare una mediazione, ecco che c'è un altro aspetto dell'analfabetismo psicologico. Non ci insegnano a mediare, ok? Mediare è la cosa più difficile di questo mondo, bene? Perché bisogna sapere i confini, ok? Dove devo insistere, quando è lecito insistere, quando mi devo fermare, mi spiego? Questo è tutto un mondo che in realtà non è ancora conosciuto, perché la ricetta che gli adulti di riferimento e soprattutto i genitori, ma tutti che vige nella società in genere, è la ricetta che non permette l'esistenza di entrambi gli interlocutori. È una ricetta tossica, è una ricetta che porta dicotomica, come ho detto prima, che porta o l'uno o l'altro a prevaricare. Per forza maggiore prevaricherà l'interlocutore che in quel contesto si trova in una posizione di forza, ok? Di potere, ok? Esempio, la posizione di potere me la può dare, che ne so, il fatto che io sono una prestanza fisica. Di fronte a un mio compagno mingherlino, ok, io impongo il mio pensiero con la forza, bene, perché ho io il potere, lui mi teme e sovrasto. Oppure può essere una forza psicologica, sono più machiavellico e in qualche modo lo porto dove io voglio. Mi spiego? Può essere una forza economica. Il tipico marito che ha i soldi o anche moglie che ha i soldi, oramai si sono invertiti anche i ruoli, bene, marito che ha soldi che in qualche modo utilizza questo suo potere per prevaricare il proprio interlocutore e per portarlo a conformarsi al suo modello. Oppure una forza giuridica, bene, come capita diciamo in tante questioni di genitori separati. La legge mi dà l'opportunità di denunciarti e quindi tu fai 5 minuti di ritardo a riconsegnarmi il figlio e io ti denuncio alle forze dell'ordine. Mi sono spiegata? Allora, questa gestione delle divergenze è una ricetta che viene passata ed è tossica, è una gestione dicotomica che fa vincere o l'uno o l'altro, punto, e quindi vince chi si trova in posizione di potere, solitamente l'uomo di fronte ad una donna dal punto di vista di forza, ok, ma non solo, può essere anche una donna nei confronti
confronti, che ha potere nei confronti, si trova ad aver potere nei confronti di un uomo fragile. Poi il bullismo è l'esempio di questa prevaricazione che non ha sesso, ok? Perché nel bullismo ci sono maschi che bullizzano i maschi, maschi che bullizzano le femmine, femmine che bullizzano i maschi fragili, femmine che bullizzano le femmine. Mi spiego? È una mentalità che bisogna passare e cambiare l'altra. Ora, il punto è, finisco. Questa mentalità, in qualche modo, queste ricette che ci portano fuori strada, bene, devono essere bonificate. Gli interventi sono, allora, vengono passate prevalentemente, no, dagli adulti di riferimento. Ok? Sono gli adulti che dovrebbero avere per primi le ricette, consideriamole sane, e passarle ai bimbi, futuri adulti. Purtroppo, a causa di quello che io denuncio e chiamo analfabetismo psicologico, in buona fede ognuno passa all'altro ancora ricette obsolete. Quindi, da un lato c'è bisogno di fare formazione, bene, agli adulti, affinché si bonificano le loro ricette e possano in qualche modo darle più sane ai bimbi con cui hanno a che fare, ai giovani, ai loro figli, bene? Ma dall'altra bisogna anche in qualche modo bonificare le ricette oramai tossiche di cui stiamo prendendo consapevolezza, ok? Allora, la strada principe per bonificare le ricette, ok, cioè cambiare le mappe con cui io funziono, bene, è rivolgersi a un bravissimo professionista. Mi spiego, un bravo professionista, attenzione, psicoterapeuta, ok? Non sto facendo pubblicità a nessuno, ma è un dato di fatto, ok? Se ti devi operare allo stomaco non puoi andare dal dermatologo. Mi spiego, solo che l'analfabetismo psicologico porta anche grande confusione, ok, anche nei ruoli che si occupano del mondo della psiche, bene? Quindi deve essere qualcuno che ha studiato per bonificare i virus, qualcuno che per primo si è bonificato i propri virus, bene, perché non puoi liberare dai virus una persona se sei tu prima persona ad averceli ancora, ok? Questo è fondamentale. Ma nel frattempo c'è bisogno quindi di formare anche, di dare occasioni formative alle persone, perché anche questa di stasera o quella che faremo in futuro, bene, sono situazioni in cui in qualche modo si ha l'occasione di cambiare qualche ricetta, di acquisire qualche informazione anche nel mondo della relazione che possa farci dare, che possa creare una qualità diversa. Ok? Su internet è facile andare a bonificare tutte i virus che abbiamo in ogni altro settore di vita, bene? Ok, però bonificare le ricette dell'ambito relazionale che causano disistima, ansia, depressione, violenza, in qualche modo è qualcosa di molto più difficile. Con questa, è fondamentale capire una cosa: come si passano queste ricette? Si passano con l'educazione. Che vuol dire educazione? Vuol dire lo stile relazionale che l'adulto utilizza di fronte ai minori, ok? Lo stile relazionale lo possiamo considerare una specie di teatro, ok? Il bimbo guarda il teatro che gli offrono gli adulti, bene? Ora, sarebbe fondamentale se fossimo alfabetizzati, ma dobbiamo prendere consapevolezza che c'è questa non conoscenza con cui dobbiamo fare i conti, sarebbe l'ideale parlare in maniera alfabetizzata, ok? Quindi parlare bene, parlare di mediazione, di rispetto del diverso, ma allo stesso tempo anche agire dei comportamenti che fanno passare il rispetto dell'altro e il valore. Bene, il punto è questo, che gli adulti che vorrebbero, che tutti vogliono in qualche modo passare, creare un'identità forte nei loro figlioli, bene, gli adulti in qualche modo purtroppo non hanno la possibilità di capire, di padroneggiare questo mondo di mappe, mi spiego, che è fatto di mille tasselli. Quindi spesso e volentieri cosa capita? Che in buona fede un genitore in qualche modo passa con le parole dei bellissimi concetti, ma poi le loro azioni passano il messaggio diverso.
Ok? Io posso parlare con mio figlio di devi rispettare il prossimo e mentre preparo e mentre parlo, ad esempio, faccio un esempio, in qualche modo strattono mia suocera, ok? La mando in quel paese perché si comporta in una maniera che a me non piace, ok? Allora, con quel comportamento sta passando il messaggio che c'è una... un messaggio di non accettazione di qualcosa che è diverso da come mi piacerebbe. E questo è fondamentale, ricordarsi che, in definitiva, le parole e i fatti dovrebbero essere coerenti, ma quando, in qualche modo, dovendo scegliere, sicuramente il messaggio che viene passato al bimbo, ai giovani, è più il messaggio che passa alle azioni. Possiamo parlare bene fino a domani, ma se non capiamo ciò che le nostre azioni veicolano, continuiamo a perseverare, no? a ingigantire il messaggio tossico. Bene, la ricetta tossica. Detto questo, e mi concludo, questa non c'è da demonizzare nessuno. Bisogna solo prendere consapevolezza che c'è ancora molto da fare nella conoscenza della psiche, di come funziona la psiche, di come funziona l'essere umano in questo meccanismo sconosciuto, ok, psicologico. Tutti conoscono il meccanismo fisico, ma quello psicologico in qualche modo si è molto lontani. Bene, bisogna fare molto, ancora molto, ma questa occasione oggi che stiamo proponendo e inaugurando è un'occasione per capire qualcosa di più, senza andare in senso di colpa, senza in qualche modo sentirsi male, ma è un modo di prendere consapevolezza che il problema di salute mentale, il dolore interiore, le azioni che sono portato a fare sono azioni che derivano dalle mappe di riferimento che io sto utilizzando. Non sono nato così, ok? Se io cambio le mappe, riesco, bonifico la mappa per Milano, tolgo gli errori, finalmente riuscirò ad andare a Milano. Penso di essermi spiegata, sono andata un po' a braccio, scusate se avete qualche domanda, io sono qui. Quindi questa è un'occasione per adulti di ieri e adulti di oggi, bene, per aprirci un po' a conoscere meglio il funzionamento del mondo interiore, che è molto più facile di quello che in qualche modo ci hanno descritto i film e chiunque altro. Perfetto, grazie mille, grazie per il tuo intervento. E a questo punto io, prima di concludere, chiederei se Ludovico Leoni e Martina Massei hanno delle domande. I nostri giovani. Posso? Sì, assolutamente. Volevo chiedere se, quindi, riferendomi al discorso fatto da Antonella, quindi noi per garantire le pari opportunità di cui abbiamo parlato durante questo incontro dobbiamo far sì che i giovani si sentano al sicuro e sia dal punto di vista dell'orientamento sessuale da tutti i punti di vista, giusto? Sì, Ludovico. Okay. Cioè i giovani, le persone in genere dovrebbero padroneggiare il significato di siamo tutti diversi e diverso è un valore, non è un concetto facile, perché già mentre lo dico mi sento la vocina che mi dice: ma che vuoi dire? Che allora chiunque, anche quello che decide di fare violenza su qualcuno è un punto di vista accettabile? No, non sto dicendo questo, il discorso è molto vario, però in un ambiente giusto, con una spiegazione giusta, si può arrivare a capire profondamente, ok, cosa vuol dire valore del diverso. Bene, non vuol dire accettare tutto incondizionatamente, assolutamente. Vuol dire in qualche modo riuscire a fare una relazione in cui io, che sono diverso da tu, mettiamo caso, io sono un cerchio e tu un quadrato, ok? A mettere in atto delle strategie, una ricetta, insomma, che mi permette di fare questo. Si vede? Ok? Cioè non di mangiare io cerchio il quadrato, ok? Vuol dire che domino,
neanche che io cerchio mi faccia mangiare dal quadrato, che vuol dire che sono conformato, capite? Questa ricetta che permette di fare questo è la grande sconosciuta e si può insegnare, capite? Non occorre investire chissà cosa, anni di vita. Assolutamente, si può insegnare ai giovani, perché la psicologia si può anche insegnare con metafore e con elementi facili, insomma, ecco. E volevo darvelo e Bene, dirvelo. vediamo se Martina invece ha una domanda. Martina. Allora, innanzitutto volevo ringraziare l'invito a partecipare a questa iniziativa. Io non ho una domanda, però ci tengo a dire la mia opinione su questo argomento perché mi è sembrato molto interessante. Infatti, la diversità secondo me è un valore che va molto spesso sottovalutato. Non viene vista la persona per quello che realmente è e quindi viene esclusa, giudicata perché la società ha questo pensiero. Diciamo questo Tossico. pensiero, come diceva Antonella, la verità assoluta. E quindi un esempio famosissimo è quello del razzismo, oppure problemi di apprendimento. E io mi sento in dovere di dire che questi insegnamenti vanno incentivati ancora di più nei giovani che molto spesso sono menefreghisti in questi ambiti. Perché io mi trovo molto spesso a osservare queste situazioni sia da lontano che da vicino, e bisogna fare in modo di trovare un equilibrio e di dare questi insegnamenti magari attraverso la scuola, la famiglia, e incentivare di più i giovani a percepire questo messaggio in diversi progetti che potrebbero essere progetti educativi o come il teatro, per esempio, che potrebbe essere un modo diverso per poter far capire ai giovani questo messaggio e anche dei progetti insieme alla scuola. Ho Sì, finito. Martina. Sì, Grazie, Martina. Martina. Vuoi rispondere, Antonella? Sì, rispondo. Grazie Martina del tuo intervento assolutamente puntuale, grazie anche alla domanda di Ludovico. Bisognerebbe, il punto è questo, l'ambito scolastico, mi trovi assolutamente d'accordo, dovrebbe aprirsi anche a formare fin da piccolissime, i bimbi, futuri adulti, anche alla conoscenza, qui sta pure cultura, alla conoscenza della psiche, un'educazione sentimentale, ok? Far capire dei meccanismi che non li capisci in maniera spontanea, vivendo in società. E questo è fondamentale, sarebbe uno degli insegnamenti che secondo me, io lo penso da sempre, si dovrebbe attuare, si potrebbe attuare, ok? Cioè renderla una materia proprio obbligata, come la religione, diciamo, e così anche l'educazione psicologica, che l'essere umano è formato di due meccanismi, il fisico e la psiche. Riguardo al fisico, tutti sappiamo l'ABC, riguardo alla psiche siamo analfabeti e questo è impensabile. Secondo me. E poi ci sono tante altre cose, tra cui anche lo psicologo di base, che sia presente per tutti e convenzionato, no? Fin dai primordi. Come vai dal medico di base per ogni piccolo malore, puoi andare dallo psicologo di base per i malori dell'anima e questo aiuta a formarsi, no? A capire, a prendere dimestichezza. Mi fermo. Aggiungere qualcosa? Altrimenti andiamo verso la conclusione di questa bellissima videoconferenza. Volevi dire qualcosa, Ludovico? Posso dire una cosa io? Certo, assolutamente, prego Mara. Scusami Ludovico se ti interrompo, Ti soltanto un preoccupi. secondo, poi non riprendo più l'intervento, faccio più interventi. No, mi volevo ricollegare a Martina Massei, la ragazza che ha parlato prima di teatro. Uno dei progetti, per esempio, di cui siamo molto fieri e orgogliosi nel Capriotti è proprio quello del teatro. Noi facciamo un teatro inclusivo. Adesso purtroppo c'è la pandemia, quindi quest'anno non potrà essere fatto. Però fino allo scorso anno, a fine, noi facciamo letture animate. Praticamente leggiamo, interpretiamo, modifichiamo un qualche cosa di importante. Abbiamo fatto per esempio Canterville, adesso uno che mi viene in mente. E poi facciamo alla fine una rappresentazione teatrale. Questa rappresentazione teatrale e tutto questo percorso che parte dal settembre,
quindi queste letture con questa rappresentazione finale, sono inclusi i ragazzi diversamente abili, unitamente ragazzi normodotati. Ed è qualcosa di bellissimo, perché si instaura un qualche cosa, un rapporto così intenso, così pieno di vero. Io sono davvero orgogliosa di dirigere questa scuola, insomma, ecco, perché ho portato, penso, qualcosa di importante. E l'inclusione si tocca davvero con le mani. Scusatemi se mi sono interrotta. Posso rispondere una cosa sola a Elisa Vita? Prego, Martina, vai. Allora, io credo che con il teatro si possa insegnare sia l'educazione che molte altre materie come la violenza. Vero. Si possa far arrivare tanti messaggi e quindi dovrebbe essere molto importante in ambito educativo e nella scuola. Quindi questa esperienza non solo fa bene per dare dei messaggi, ma fa bene anche alla persona che fa teatro per tanti ambiti, che sia la personalità, la timidezza, la diversità. Hai ragione piena, dare proprio delle potenzialità che magari in qualcuno, in qualche ragazzo è soltanto latente, invece facendo teatro si esplicano nel migliore dei modi e diventano dei ragazzi molto più brillanti, molto più aperti, più superati, normodotati. Unitamente a questi ragazzi diversamente abili. E quindi si sviluppano tante, tante cose, tante potenzialità, ed è veramente qualcosa di bello. Io vi invito a tutti quanti, sono... speriamo di riuscire a farlo, perché è veramente un'esperienza piena, completa e molto emozionante. Vi dico che ogni fine spettacolo mi commuovo regolarmente, è davvero bella. Sono d'accordissimo con il tuo intervento. Sarai invitata, te lo dico. Assolutamente, tu chiamami, sai che io mi metto in gioco. L'età mi dice. Voglio dire, il teatro è anche terapeutico, quindi fa bene. Sì, certo, andare. Certo. Guarda che questi ragazzi cambiano tantissimo. Potenzialità che invece magari all'inizio dell'anno noi non vediamo. Ne hanno, se ne trova veramente, se ne ha davvero giovamento in tanti tanti ambiti. Lisa, quando dicevo prima che le convinzioni, la morale passa attraverso le azioni, bene, per cui puoi anche parlare in un certo modo, ma se agisci in un altro passa il messaggio che manda l'azione, ok? Il teatro, lo sport sono azioni, ambiti di pratica dove passano messaggi fondamentali per la nostra forza interiore. Passa il messaggio che io ce la posso fare, che io valgo, il messaggio che anche se fallisco ho comunque grande valore, il messaggio che nella mia diversità ho un ruolo all'interno del gruppo. E queste sono tutte cose, insieme a tantissime altre, che formano, aiutano a disintossicarci dai virus. Adesso mi dici sport, mi viene in mente che facciamo quello, il reparto sportivo è un altro fiore all'occhiello, anche qui, oltre alle varie cose, c'è il discorso inclusivo, facciamo sitting only, facciamo nel bassino, che siamo la prima scuola della regione, una delle pochissime in Italia, quando abbiamo e adesso siamo la scuola praticamente capofila, lo sarà senz'altro, e anche questo è un motivo di vanto, perché vuol dire che insomma è una scuola che lavora, e quando io vedo lavorare i miei professori e i miei ragazzi, penso di aver portato qualcosa alla scuola, e credo insomma che è una scuola che va, insomma, perché si sente un po' famiglia, uno lavora per l'altro, e sia i docenti nei confronti degli studenti, docenti, i normodotati nei confronti dei ragazzi diversamente abili, c'è un po' questa sintonia, questa sinergia che è davvero bella e importante. Sono d'accordissimo. Scusami Roberta che ti rubo il mestiere, però io ci tengo tanto a sentire la carissima Monica Vita, sei grande, dici una parola. Sei contenta? Vince il buono? Ok, il microfono ce l'hai spento. Sì. No, io non volevo intervenire, ho ascoltato molto attentamente e molto volentieri tutti i presenti, i relatori, che tutti hanno comunque portato il loro contributo e detto delle cose fondamentali.
sia a livello di società, sia a livello di scuola. Vabbè, noi chiaramente siamo più centrati magari su questo settore, ma in fondo anche la scuola è una piccola società, no? E quindi ecco, proprio lì noi ci accorgiamo di tante cose, ma questo da sempre, no? Cioè di come ci sia bisogno appunto di confronto, no? Tra i ragazzi, di come poi ecco, la diversità viene toccata quotidianamente con mano ed è la norma, no? Come dicevano prima tanti relatori. E insomma le pari opportunità si realizzano quotidianamente, ecco. E questo si può fare in mille modi, si può fare nella quotidianità, si può fare attraverso progetti, si può fare attraverso, ecco, adesso dicevano i ragazzi anche insieme alla dirigente, cioè teatro, sport. E questo percorso che adesso, ecco, appunto stiamo intraprendendo con queste belle conferenze è anche un modo appunto per riflettere su questi argomenti interessanti, delicati, vasti, ma comunque importantissimi. Io vabbè, sono referente d'istituto, quindi faccio, come dicevi tu prima, un po' da tramite in questo senso e mi piace molto, tra l'altro, perché è un argomento che sento molto. Certo, cara. Grazie. Perfetto, io direi che siamo giunti alla conclusione. Io vi Non ringrazio. so, io mi ero avevo prenotato, ho alzato Ah, la manina. non l'abbiamo vista. Ugo, non ti abbiamo visto. Rispettosamente mi sono messo in fila, se Ti però ho prego. finito il tempo mi taccio, se invece c'è ancora un Certo, secondo, abbiamo ancora qualche minuto. Vai, Ugo. ecco, solo per ricordare che educare deriva, il significato etimologico della parola educare deriva dal latino educere, cioè educo significa condurre fuori. Cosa conduco fuori? Il processo di educazione ha proprio come scopo trarre dalla persona ciò che ha da sviluppare di autentico e proprio. Non è vero che, se qualcuno l'ha detto, non è vero che l'uomo è una tabula rasa sulla quale l'ambiente costruisce quello che sarà. È chiaro che l'ambiente è ovvio, ci mancherebbe altro, che l'ambiente può condizionare, condiziona, ma resta il fatto che ciascun essere ha un suo cuore, che è il microcosmo da cui parte per andare fuori. Orientarsi, e lo ricordo soprattutto ai ragazzi, quindi il processo educativo significa innanzitutto quindi condurre fuori da te, trarre dalla tua persona ciò che hai da sviluppare di autentico e di proprio, per andare fuori, cioè per orientarti. Orientare, deriva anche questo dal latino, significa guardare ad oriente. Perché guardo ad oriente? Perché ad oriente sorge la luce e la luce mi illumina, illumina ciò che sta attorno per consentire di rispondere e di andare, quindi di rispondere alla propria vocazione, a ciò a cui sono chiamato. E sono chiamato, è la mia chiamata, la mia vocazione, trae spunto da ciò che sono io proprio. Quindi non confondiamo, e chiudo, l'istruzione con l'educazione. Sono due cose ovviamente molto diverse. Per quello che dicevo prima, il primo compito di un sistema educativo, e questo veramente è un universale di tutti i sistemi educativi, è l'educazione all'autocoscienza, cioè a rispondere alle domande: chi sono i miei padri, cosa mi sta attorno e conseguentemente dove vado secondo la chiamata che sento, e che mi consente di raggiungere, orientandomi,
alla luce, cioè di quello del sole che sorge ad oriente, orientandomi, mi consente di orientarmi per giungere alla meta a cui sono chiamato. La meta, e per raggiungere quella meta, occorre avere coraggio e speranza. Perché speranza, quello deriva dal latino anche questo, significa la meta. Mai essere disperati, perché comunque tu hai una meta da raggiungere. Puoi essere addolorato, puoi essere affranto, puoi essere, se vogliamo, anche impaurito, ma mai disperato, perché comunque è la speranza il motore che ti spinge, che ti conduce alla tua meta, alla meta cioè a cui sei chiamato e che devi scoprire in ragione di quello che sei. Grazie mille Marco Ugo Filisetti, grazie per... Posso aggiungere qualcosa? Volevi dire qualcosa anche te, Ludovico? Sì, e volevo dire che sono d'accordo con tutto quello che hanno detto precedentemente i presenti, e volevo anche dire che riguardo alla scuola, secondo me la scuola secondo me dovrebbe un attimo riacquistare il ruolo che ha perso precedentemente, ovvero, come ha detto anche Antonella, prendo spunto dal discorso di Antonella, appunto il ruolo di autocoscienza, potremmo dire, di rendersi conto di certi comportamenti. E inoltre volevo anche dire che riguardo invece all'aspetto familiare, anche la famiglia ha perso un po', diciamo, questo ruolo di educazione, che la famiglia ovviamente dovrebbe essere in primis, diciamo, la garante di questo insegnamento. E quindi secondo me il consiglio è anche quello di far sì che i nostri familiari, i nostri anche familiari, diciamo, riacquistino quel ruolo, perché comunque, come anche detto da Ugo, dal discorso di Ugo, certe idee, certi ambienti influenzano la nostra mente, il nostro modo di pensare. E secondo me una famiglia, ma anche i propri compagni di classe, dovrebbero accettarti sia per quello che sei, sia per come tu la pensi e per quello che rappresenti. E inoltre, sempre riferito al discorso fatto da Ugo, non bisogna mai, appunto, perdere la speranza, perché anche questa cosa, la sicurezza in se stessi, è molto importante per raggiungere i propri obiettivi, per dimostrare a se stessi più che per gli altri cosa valiamo veramente. Ecco, è questo. Grazie, grazie mille Ludovico. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande o altre opinioni in merito, io chiuderei qui la seduta e vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio tutti gli intervenuti in ordine: Guido Castelli, Pasqualino Piunti, Lucia Albano, il questore dottor Alessio Cesareo, Giorgia Latini, Marco Ugo Filisetti, Donilde Crescenzi, Elisa Vita, Mara Vena e naturalmente Antonella Baiocchi. Grazie mille, volevo comunque dare comunicazione delle date, le daremo presto nelle prossime videoconferenze, appunto diremo quali sono le date esatte, e nel frattempo vorrei ricordare che l'incontro è visibile sulla pagina Città di San Benedetto del Tronto e sarà a breve pubblicato sul canale YouTube Buona Politica Relazionale. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie veramente di cuore. Grazie a lei. Arrivederci, grazie dottor Filisetti. Buonasera. A tutti quanti. In bocca al lupo, ragazzi.